Benvenuti nell'episodio numero 17 del Road to Champions più grande della storia. Oggi tocca al Manchester City, l'obiettivo è quello di vincere la Champions League nel minor tempo possibile. In questo caso quindi al primo colpo, al primo tentativo. Oggi siamo qui con il video forse più importante della serie. Questa è la classifica, l'Atletico Madrid è l'unica squadra che ha vinto al primo tentativo ed è anche la squadra quindi da battere. Il punteggio sembra buono, ma in realtà non è buonissimo perché l'Atletico Madrid ha vinto un solo trofeo. Quindi il Manchester City per battere l'Atletico Madrid deve vincere al primo tentativo e portarsi a casa almeno un altro titolo, oppure ottenere più vittorie dell'Atletico Madrid. Io come sempre però, prima di iniziare, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto per avere il prima possibile il prossimo episodio sul canale. L'avete lasciato? Bene, ora possiamo iniziare a lavorare su questa squadretta. Allora, non possiamo cambiare modulo, lì davanti c'è Haaland, a destra c'è Foden, va benissimo, oppure Grealish. Si possono interscambiare, anche se c'è uno dei miei pupilli in panchina, Doku. Il problema, signori, è che Doku è troppo piccolino, 21 anni, ma soprattutto 78 di valutazione, troppo poco per poterci puntare in questa tipologia di progetto. La difesa è molto interessante con Stones, Ruben Dias. A sinistra dovrebbe esserci Cancelo, che può ritornare dal prestito. Julian Alvarez ha messo trequartista, fa l'upgrade di 1, ma noi ovviamente abbiamo Kevin De Bruyne. C'è anche Rodri, che è un CDC. Purtroppo non possiamo cambiare il modulo, posso cliccare sul giocatore, ma anche cambiando la sua posizione comunque non riusciamo a farlo diventare un CDC, e questo potrebbe essere un grande problema. Rodri però può fare anche il centrocampista centrale, quindi controlliamo subito se in poco tempo riesce a fare questo cambio di ruolo, altrimenti siamo costretti a sacrificare Rodri oppure a metterlo difensore centrale. Avete visto quello che è successo con Casemiro nel video con il Liverpool. Vediamo, per diventare un difensore centrale ci vuole troppo tempo, 166 settimane. Per diventare un centrocampista centrale 12 settimane, con il bonus crescita dovrebbero essere 6. Quindi ci siamo salvati così, mettendo Rodri centrocampista centrale, che alla fine è il suo ruolo. Poi Bernardo Silva a sinistra, però Bernardo Silva non fa l'upgrade, allora lo fa De Bruyne? No, bisogna vedere De Bruyne se riesce a diventare un trequartista. In teoria sì, perché è un giocatore che nella vita reale può fare quel ruolo. Qui ci mette 55 settimane e questo potrebbe essere un problema. Bernardo Silva invece, che addirittura può fare anche la D, quanto tempo ci mette per diventare un trequartista? 2 settimane, va bene. Quindi, morale della favola, mettiamo Bernardo Silva avanti con De Bruyne dietro. Ce l'abbiamo fatta ad indovinare il centrocampo. Poi andiamo subito nell'hub rosa, perché voglio vedere se davvero posso richiamare Cancelo. I terzini secondo me nella simulata non sono importantissimi, quindi se possiamo richiamarlo, infatti è così, siamo a posto praticamente per tutta quanta la carriera. Gli mettiamo subito il cambio ruolo, ci mette addirittura 39 settimane per cambiare fascia. Vabbè, io lo metto comunque perché lui migliora grazie al baghettino del cambio ruolo. E magari possiamo mettere nella fascia opposta Walker, anche se Walker ha 33 anni, quindi in teoria addirittura non riesce neppure a cambiare fascia. Beh, Walker a questo punto potrebbe essere sacrificato. Vediamo, magari possiamo mettere Cancelo a destra e prendere un terzino sinistro, anche perché i soldi sono tantissimi. Budget di partenza 287 milioni, ci tocca fare anche tutto quanto il calciomercato in uscita. Quindi, cioè, qui davvero possiamo prendere i migliori. Comunque, abbiamo fatto il recap della situazione, adesso andiamo subito nell'hub rosa e blocchiamo tutti quanti i giocatori che ovviamente non vanno da nessuna parte. Anche in porta con Ederson siamo praticamente in una botte di ferro, e l'altro difensore centrale si potrebbe cambiare, perché lì davanti, cioè, l'idea sarebbe quella di prendere una S al posto di Grealish, oppure una D mettendo Foden a sinistra, un difensore centrale e un terzino destro, quindi Stones lo possiamo sacrificare. Tra l'altro fa ridere la cosa che Foden ha ruolo sporadico, cioè praticamente un giocatore come Foden così forte per il Manchester City è tipo l'ultima scelta. Ovviamente non è così nella vita reale, però sul gioco sì. Mettiamo Grealish sul mercato, mettiamo Walker sul mercato, e c'è Guardiolino, cavolo di là, c'è Guardiolino che è molto molto interessante, però l'obiettivo del Manchester City è vincere subito il trofeo, quindi un giocatore che è un'ottima promessa in questo momento non fa caso nostro, lo mettiamo sul mercato per fare cassa. Anche Julian Alvarez, è un peccato non poter puntare su di lui, ma abbiamo bisogno di soldi. In questo video non guarderemo in faccia a nessuno, prenderemo i migliori al mondo. Richiamo anche tutti quanti i giocatori che sono in prestito e magari questi qui li possiamo anche tenere, tipo lui è molto molto interessante, può fare anche il CDC. Questi giocatori qui che alla fine non ci fanno la differenza, perché valgono, quanto valgono? Valgono 9 milioni, alla fine sono così pochi soldi per il Manchester City che non vale neanche la pena perdere tempo a venderli. Piccola controllatina alle clausole, possiamo togliere quella di Doku, che è una clausola di 64 milioni, aveva anzi una clausola di 64 milioni, 2 milioni per questo pesciolino qui, ma va benissimo. Possiamo lasciargli questa clausola, la 7 la lasciamo e per il resto va bene così. Budget di 285 milioni, punto ad arrivare a 600, ce la facciamo? Chi lo sa, secondo me sì. Arrivano le prime offerte. Allora, Ortega lo piazziamo per 15 milioni, Guardiolino per 59,
ricordo che non si può trattare. Un Alvarez per 55 milioni, questo qui lo possiamo tenere come panchinaro. Così come Fiorini, sono giocatori talmente piccolini che va bene, cioè li possiamo tenere per allungare un po' la rosa. Vi ricordo infatti che c'è la regola della rosa corta, di conseguenza possiamo avere solo giocatori di questo calibro. Walker 25 milioni out, Ake 32 milioni, arrivederci. Couto 16 milioni, adios. Phillips 17 milioni, stammi bene, avevo finito i termini. Comunque se non vinciamo al primo anno è una delusione con questa squadra. Forse ci cacciano anche se non vinciamo al primo anno, perché davvero già la squadra è fortissima così. Poi con i 600 milioni che stiamo per avere diventa praticamente la squadra più forte del pianeta. Mi son perso l'offerta per Akanji, mannaggia. Stonzo lo piazziamo per 57 milioni al Liverpool e per 56 milioni all'Al-Nassr di Ronaldo. Grealish al Chelsea per 75 milioni. Qua mi sa che sfioriamo, cambio ruolo per quanto riguarda Bernardo Silva, signori. Vediamo se fa l'upgrade, se è messo trequartista. In teoria no, e infatti non lo fa, però va bene così, ci serviva comunque un trequartista. Secondo me sfioriamo i 600 milioni comunque. Offerta per Akanji, eccola qui, clicco subito. Vediamo un po', sono 36 milioni dall'Aston Villa, ci è andata bene perché l'altra era di 32, quindi molto 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 bene. Volevo dare una piccola controllatina non al budget perché non voglio spoiler, voglio vedere alla fine il budget. Solo è all'ampiezza della rosa, la lunghezza della rosa, abbiamo solo tre pischelli. Allora per sicurezza, signori, peschiamo un paio di pesciolini qui dal vivaio. Prendiamo solo quelli che hanno almeno 17 anni, perché questi qui di 15 purtroppo non si possono prendere, devono andare a scuola. Non mi sono sporrato il budget. Ma qui il Manchester City ha Community Shield, Supercoppa, Carabao, FA Cup, campionato, Champions League, 6 trofei e non c'è neanche il mondiale per club, altrimenti ne avrebbe 7. Qualcosa, ragazzi, di pazzo, di pazzerello. Allora, avanziamo un pochettino, io direi di avanzare fino al 29, giusto così per far trovare l'accordo ad Akanji. L'ha trovato, sì, l'ha trovato, però è arrivata un'altra offerta per Kovacic, ci sono 40 milioni, lo piazziamo all'Atalanta. Kovacic all'Atalanta, colpo molto molto interesting. Avanziamo allora ancora un pochettino perché voglio il budget completo. Vediamo un po' se Kovacic trova l'accordo in tempo. In teoria sì, Kovacic venduto. Stop, signori, il calciomercato in uscita finisce qui con un budget di 757 milioni. 757 milioni. Non ho mai avuto un budget così alto in vita mia. Tranne quando ovviamente ce lo siamo aggiunti noi. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Allora, ci possiamo divertire. E allora, divertiamoci. Bisogna fare la squadra più forte in assoluto. E qui andiamo subito su Kylian Mbappé, che fa l'upgrade, è messo a sinistra. E quindi possiamo fare un attacco incredibile con Mbappé, che tra l'altro è pure in scadenza. Quindi lo paghiamo pochissimo. Cioè, ce lo regalano questo Mbappé. Siamo anche così, quasi per pietà, dagli qualche spicciolo in più, dai, a questi qui. Facciamo 170, vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'affare si fa. Si poteva prendere pure con 150-160, però dai, non fa niente. Siamo buoni con chi ne ha bisogno. Lo sappiamo tutti, signori, che il PSG ha dei proprietari che purtroppo faticano ad arrivare a fine mese, quindi è giusto da fare un po' di beneficenza. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece lo stipendio, io vado sul sicuro, ragazzi, do 300.000 a settimana. Così chi si è visto si è visto. Mbappé è un nuovo giocatore del Manchester City. Vi ricordo che c'è la regola dei 3 acquisti, massimo 3 acquisti, ed è per questo motivo che ho messo questa regola, perché altrimenti con il budget che avevamo potevamo, che ne so, mettere sul mercato Foden per prendere, non lo so, Messi a destra, per dire, no? Oppure prenderci un altro giocatore più forte di Foden. Ma ovviamente non possiamo fare questo, quindi bisogna capire bene dove investire questi soldi. Mbappé va l'upgrade, Alan confermato, Foden a destra, poi gli cambio ruolo. Bernardo Silva c'è, De Bruyne c'è, Rodri che diventa, aspetta, Rodri cosa doveva diventare? Un centrocampista centrale, molto bene, ci mette pochino, abbiamo visto prima. Ci serve un difensore centrale e un terzino destro, va bene. Il miglior difensore centrale su questo gioco è Ruben Dias, ma noi Ruben Dias ce l'abbiamo già, e quindi andiamo sul secondo, ovvero Van Dijk. Eccolo qui, 32 anni, l'abbiamo avuto anche con il Liverpool, è un giocatore che cala. Possiamo anche prendere Marquinhos, perché Marquinhos è il terzo miglior difensore centrale a livello di overall. Il problema è che Marquinhos ha 87, quindi la differenza è di 2 punti a livello di valutazione. Marquinhos però ha dalla sua l'età, infatti, signori, ha 29 anni e quindi l'età, sono 3 anni di differenza. Che cosa facciamo? Io direi di andare su Van Dijk, perché l'abbiamo avuto già nell'ultimo video con il Liverpool e abbiamo notato che almeno per la prima stagione non è calato. Quindi se non la vinciamo al primo tentativo, poi magari possiamo prendere Marquinhos. Adesso preferisco avere la squadra più forte possibile. Si può chiudere intorno ai 74 milioni, ma noi
ripeto, ragazzi, possiamo fare beneficenza. Provo con 80 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'offerta è equa. Bene, molto bene, non riusciremo mai a spendere tutti questi soldi. Ora possiamo solo prendere un terzino destro, prenderemo il migliore in circolazione, ma abbiamo ancora un budget di 500 milioni e passa. Per quanto riguarda il terzino, abbiamo un piccolo problema, perché questi qui sono i migliori in circolazione. Il migliore in realtà sarebbe Kimmich, che su questo gioco può fare, anzi nella vita reale può fare il terzino, ma su questo gioco non lo so. E io non posso rischiare, non so quanto tempo ci mette per cambiare posizione. Arauco, se non erro, ci mette tantissimo, perché l'abbiamo già avuto in un altro video del Road to Champions, non mi ricordo in quale, ma l'abbiamo avuto e ci metteva tipo tantissimo tempo per diventare un terzino, anche se qui c'è scritto che lo può fare. Quindi io, per non rischiare, vado su Theo Hernandez, che è un terzino sinistro, in due settimane diventa un terzino destro, banchettino del cambio ruolo, a fine anno è un 90, quindi supera Kimmich e Arauco. Io preferisco andare sul sicuro così. Secondo la società si può chiudere intorno ai 77 milioni, io, signori, per sicurezza, ma sì, facciamo un po' di beneficenza al Milan, dai, 80 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono. 97, ma come osate, ma come osate, ma come osate, ma come osate, 97, io ne do 100, adesso voglio vedere, mi dovete dire di no, 100 milioni, 100 milioni, signori, per Theo Hernandez, affare fatto, terzo e ultimo colpo della prima sessione di calciomercato del Manchester City, sperando che sia anche l'ultima sessione di calciomercato, anche perché secondo me ci cacciano, e poi la squadra più di così si fa fatica a migliorare, quindi boh, vediamo. 135.000 di stipendio più bonus, 5 anni di ruolo cruciale, affare fatto, Theo Hernandez è un nuovo giocatore del Manchester City. Molto bene, a questo punto non abbiamo ancora finito, perché devo dare un'occhiata agli obiettivi, che sono molto molto importanti, perché di sicuro abbiamo priorità massima, vinci tutto, vinci il campionato, vinci l'FK, vinci la Champions League. Per quanto riguarda la crescita dei giovani, posso fare questo obiettivo al volo, devo prendere un giocatore dalla stessa nazionale del club e devo ottenere 20 vittorie in campionato, va bene. Ovviamente l'acquisto del giocatore della stessa nazionale del club è al di fuori dei tre acquisti regolamentali, non vi preoccupate, che non è che vado a prendere un giocatore inglese, non è che vado a prendere Harry Kane, no, vado a prendere comunque una pippa giusto per completare l'obiettivo. E tra l'altro devo anche mandare gli osservatori in giro per completare l'obiettivo relativo al vivaio. Per fortuna abbiamo tantissimi soldi e quindi possiamo mandare un osservatore 5 stelle di esperienza, 5 stelle di giudizio, e per essere sicuro, signori, ne prendo anche un altro, lo pago 4 milioni, ragazzi, 4 pappardelle, e lo mando qui in Canada a cerca, in cerca di talenti. Per quanto riguarda invece il giocatore inglese, facciamo così, clausola rescissoria nazionale Inghilterra, eccolo qui, il primo che esce è questo e lo prendiamo, una clausola di 2 milioni e 7, la paghiamo subito e trattiamo subito con questa squadra. È un difensore centrale, il primo che esce di solito è quello che prendo. Vorrei così, per ridere, offrirgli tipo 27 milioni a stagione, però ci esonerano, quindi va bene così. E poi sono comunque soldi che si accumulano. È vero che adesso non li possiamo spendere, ma se il City non vince la Champions League alla prima stagione e per miracolo non veniamo esonerati, abbiamo comunque bisogno poi di dei milioni, ecco, quindi cerchiamo di non buttarli. L'obiettivo comunque l'abbiamo fatto. Altra cosa che devo fare molto molto importante è quella relativa ai preparatori atletici, che sono fondamentali. Ancora non li ho presi, li prendiamo insieme adesso. No, non ci credo, perché sono delle pippe? No, è assurdo. Perché sono così scarsi? Vabbè, cioè, ma non ha senso questa cosa, scusatemi. Cioè, cavolo, siamo nel Manchester City e praticamente questi qui sono i migliori preparatori? Cioè, la leggenda narra che nelle squadre grandi, anzi, non è che la leggenda narra, deve essere così. Ci sta, magari, che ne so, allenare l'Albino Leffe e prendere comunque dei giocatori, dei preparatori non fortissimi. Ma cavolo, siamo nel Manchester City, perché non c'è nessuno con 5 stelle? Ma è veramente uno scandalo questo. In teoria si dovrebbe aggiornarsi ogni tot mesi, quindi boh, al massimo do un'occhiata. Vabbè, non li so neanche ammettere perché sono delle pippe, quindi non ci fanno la differenza. L'ultima cosa che devo fare è mettere in campo Van Dijk, a destra mettere Theo Hernandez, e poi c'è Rodri, signori, che deve fare un piccolo cambio di posizione. In teoria il tempo è passato, facciamo subito una bella controllatina. Rodri CDC di 89, no, ci mette 19 settimane questa volta, cioè praticamente prima ce ne metteva tipo 12-6, poi adesso perché c'è scritto fine tra 4 a 19? Cioè quello dovrebbe essere l'upgrade dei preparatori atletici, ma i preparatori atletici che abbiamo messo sono così scarsi che praticamente fanno aumentare il tempo per il cambio ruolo. Va bene, raga, non ci facciamo domande, non ci facciamo domande, siamo pronti ufficialmente per le finali. Cancelo a destra con Theo Hernandez a sinistra, ovviamente devo anche cambiare ruolo a Kylian Mbappé, ma prima ci sono le finali, la prima contro l'Arsenal,
la seconda contro il Siviglia. Sono partite che potrebbero decidere la serie e quindi le giochiamo qui insieme. Prima finale contro l'Arsenal, Manchester City Arsenal finisce 3-2, gol di Foden, gol di Bernardo Silva e gol di Haaland. Buona la prima quindi per il Manchester City di Pep Guardiola, buona la prima per Haaland e Mbappé. Non ci resta a questo punto che avanzare nel calendario perché c'è la seconda finale contro il Siviglia. Allora via il dente, via il dolore. Manchester City Siviglia finisce 3-2 di nuovo, Foden, Mbappé e Bernardo Silva. Questa volta resta secco Haaland, ma segna Mbappé. Sono due finali su due. E allora signori, se il Manchester City dovesse vincere la Champions League al primo tentativo, si porterebbe in testa alla nostra classifica. E superarli poi, per superarli serve un'impresa. Già che ci sono, comunque cambio il ruolo a Mbappé e lo metto a est, ci mette 2 settimane. Per quanto riguarda invece Rodri, ragazzi, qui un attimo devo controllare, 16 settimane, va bene. Allora, io direi che possiamo skippare insieme il primo mese perché devo aspettare i preparatori, anzi devo aspettare gli osservatori. Quindi possiamo simulare fino al 16 settembre. Così vediamo anche insieme come se la cava questa squadra in campionato. Con il Burnley perdiamo 2-1, come cavolo è possibile? Vinciamo poi 3-1 con il Newcastle. L'ultima partita del mese di agosto contro lo Sheffield United la pareggiamo 2-2. Ma come cavolo è possibile? Scusatemi. Vinciamo con il Fulham 2-1 e siamo praticamente quasi arrivati al 16 settembre. Cambio ruolo di Mbappé che fa l'upgrade, diventa un 92, quindi è ufficialmente il giocatore più forte della squadra. Invece per quanto riguarda Rodri, vediamo un po', ci mette solo 7 settimane. Va bene, poi lo farò io durante la simulata, non vi preoccupate. Sono arrivati anche gli osservatori, quindi al volo li prendo e così completiamo anche tutti quanti gli obiettivi. Sarà fondamentale vincere la Premier League, ragazzi, fondamentale, perché se non la vinciamo ci cacciano, cioè siamo costretti a vincere la Champions se non la vinciamo. Eccoli i preparatori, eccoli raga, sono spawnati e quindi finalmente li metto. Erano in vacanza, erano. Molto bene, a questo punto possiamo avanzare ancora. Direi che ci possiamo vedere direttamente il 4 novembre, visto che ci vogliono circa un mese e mezzo, mi sembra, per il cambio ruolo. 4-0 comunque la prima partita di Champions con una squadra che non riconosco, scusate l'ignoranza, contro il Lipsia. Comunque perdiamo 2-0. No, il colmo sarebbe non passare il girone. Ragazzi, il colmo sarebbe non passare il girone di Champions. Cioè, vi giuro che impazzisco se non passiamo il girone. Con lo Young Boys vinciamo 5-0. Mamma mia, signori, mamma mia. Occhio anche alla Carabao Cup, che potrebbe fare la differenza. 4-2 con il Norwich. Ci siamo fermati giustamente perché bisogna cambiare ruolo a Rodri. Ce l'hai fatta, Rodri? E sei pure triste per il tempo di gioco. Dai, ancora una settimana. Sei pure triste per il tempo di gioco perché non lo stanno facendo giocare. Mannaggia la vacca. E tanto c'è questo che vuole andare via, ma chi ti vuole? Vai, fuori. Continuiamo ancora ad avanzare di un mese, signori, perché perdiamo 2-1, non ci credo. Perdiamo con lo Young Boys. No, vabbè, no. Non è possibile, raga, non è possibile. Cioè, non è possibile questa cosa. Non è proprio possibile, ce l'ha fatta sto pesce a diventare un centrocampista centrale, finalmente. No, ma raga, non è possibile questa cosa. Cioè, in campionato siamo terzi. Vabbè, il campionato mi interessa, ma comunque si può recuperare. Ma come si è messi in Champions League? Rischiamo di non passare il girone. 12-6-3-3, incredibile. Cioè praticamente il primo posto è già andato. Stiamo giocando il secondo posto con il Piast Gliwice. Cioè, ma si può, ragazzi, ma si può? Avanziamo nel calendario. Questa volta via il dente, via il dolore. Ci vediamo direttamente il 14. Giochiamo tutto, nelle ultime due partite contro la prima contro il Lipsia. Stanno dominando praticamente questo girone. Vediamo un po', perdiamo 2-0, siamo fuori. No, vabbè, è incredibile, ragazzi. Cioè, è incredibile. Io non ho parole. Cioè, io veramente non ho parole. Contro quegli scappati di casa vinciamo 3-2. Allora, non so quello che sia successo, ragazzi. Mi devo un attimo fermare. Scusate, mi devo fermare perché sto per vomitare. Primo in campionato, ma non me ne frega assolutamente niente. Champions League, vediamo. Siamo agli ottavi. No, vabbè, incredibile. Ragazzi, è incredibile. Abbiamo rischiato di non passare il girone. Abbiamo rischiato di non passare il girone con lo Young Boys e il Piast Gliwic. Con questa squadra qui, ragazzi. Cioè, con questa squadra qui, cioè, ma vi rendete conto? Oh, io sono senza parole. Sono senza parole, veramente. Senza parole. Continuiamo ad avanzare, signori, fino al 10 di marzo. Così giochiamo gli ottavi insieme. Intanto in campionato continuiamo a vincere. Cheat. Perdiamo 3-2 con l'Everton. Ma è una squadra che non gira questa, eh. È una squadra che non gira. Sinceramente non so cosa sia successo. Non so cosa stia accadendo. Vinciamo 1-0 con lo Swansea. Con il West Ham pareggiamo 2-2. È una squadra che comunque non mi dà sicurezza. Cioè, anche lì con lo Swansea vinciamo solo 1-0. C'è qualcosa che non va, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Con il West Ham perdiamo i rigori, siamo fuori. Siamo fuori da una coppa. Vinciamo con il Burnley. Siamo fuori dalla Carabao Cup, secondo me. Pazzesco. Veramente pazzesco. Stiamo avvicinando alla partita con il Barcellona, signori. La partita di andata finisce 2-1 per il Barça. 2-1 per il Barça. Non ho parole.
Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. In trasferta c'è la rimonta. C'è la rimonta ai rigori. 4-2, incredibile. Rimonta ai rigori. Rimonta ai rigori. Pazzesco. 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 Chi becchiamo agli ottavi ancora non si sa. E allora avanziamo un pochettino, ci vediamo il 30. Con il Liverpool perdiamo 2-0, ma questa squadra fa vomitare, ragazzi, questa squadra. Cioè, scusatemi, diciamo 4-1, sì, va bene, contro la montagna. Manchester City contro Borussia Dortmund. Ma questi qui sono buggati, mannaggia. Poi c'è anche la finale, no, c'è la semifinale di FA Cup con l'Arsenal. Vediamo che viene fuori. Io sono già deluso, raga, non mi aspetto niente, ma sono già deluso. 3-1, 3-1 contro il Borussia Dortmund. Dai, 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 5-3 totale. Con l'Arsenal perdiamo i rigori 5-4. Siamo in semifinale di Champions League contro l'Inter. In trasferta la partita finisce 1-1. Ci giochiamo tutti in casa davanti ai nostri tifosi. Inter Manchester City finisce 3-2. Siamo in finale di Champions League senza neanche sapere com'è. Mamma mia, stop stop, sfidiamo il Real Madrid e ci vediamo qui il 1° giugno per la finale. Piccolo recapino. No, Alan infortunato, non ci posso credere. Chi ho come vice? Oh, non c'ho nessuno perché c'è la regola della rosa corta. Non ci credo, siamo senza Haaland. No, pazzesco, ragazzi. Vabbè, possiamo mettere comunque non Mbappé trequartista. Ho sbagliato, possiamo mettere Mbappé. Non Mbappé a destra. Oddio, ma cosa sto joystick? Mbappé punta e a sinistra c'è Goku. Eccolo qui, ragazzi. Che tra l'altro gli ho messo anche il baghettino del cambio ruolo. Quindi in teoria dovrebbe diventare una S, in teoria. Mbappé è fuori posizione lì, però. Madonna mia, ma cosa si è fatto Haaland? Ecco perché stiamo facendo vomitare. Si è rotto il crociato. No, aspetta, con la collaterale medio. Quante partite ha giocato Haaland? 52, si è fatto male praticamente ieri. 36 gol per lui, nessuno come lui, 44 per Mbappé da esterno, Foden 25, Bernardo Silva 16, De Bruyne 10. Mamma mia. A questo punto non ci resta che giocare la finale, signori, la finale di Champions. Joselu titolare da davanti, Vinicius, Bellingham, Modric capitano, Valverde, Fran García, Militao. È una bella squadra. È una bella squadretta, ragazzi, è una bella squadretta. Uff, siamo pronti, ragazzi. Si decide tutta la serie. Si decide tu, Rodri è ancora scontento, si decide tutta la serie adesso. Qui, in questo video, a Wembley, in Inghilterra, in casa nostra, Manchester City, Real Madrid, va bene, finisce 2-1, Mbappé al 103esimo, Mbappé al 103esimo, Foden al 62esimo, aveva segnato Bellingham al 17esimo, tempi supplementari la decide Kylian Mbappé, 2-1 per il Manchester City, ci portiamo a casa la Champions League. Mamma mia, ragazzi, non so neanche io come cavolo abbiamo fatto a vincerla, perché davvero mi sembrava troppo strano. Questa squadra non funzionava e son convinto che non funzioni tuttora. Secondi nel giro. Agli ottavi abbiamo vinto i rigori col Barcellona. Ai quarti abbiamo battuto come si deve il Borussia. In semifinale comunque lì di cortomuso con l'Inter. Il Real Madrid vince ai rigori contro il Milan. Quindi poteva essere la finale Milan-Inter in un altro universo. E la finale Manchester City-Real Madrid ce la portiamo a casa noi. Mamma mia, però che sudata. Ragazzi, che sudata. Non mi aspettavo di soffrire così tanto. Soprattutto ai gironi. Siamo primi. 83-83. Primi, ragazzi. Primi. Mamma mia, anche fortunato il Manchester City, aggiungo io, soprattutto fortunato. Perché qui è tutta fortuna. 94 gol fatti, ma 55 gol subiti. Per trovare un'altra squadra che ha subito 55 gol bisogna andare praticamente dove, ragazzi? In zona retrocessione. Il Brentford che ne ha subiti 13. Com'è possibile che abbiamo subito così tanti gol? Eppure la squadra non era completamente sbilanciata. Cioè, c'era l'equilibrio, c'era Rodri, forse mancava il CDC perché Rodri... No, ragazzi, non è vero. Perché il modulo era questo. Era proprio con i due centrocampisti centrali. Quindi non abbiamo cambiato niente noi. Boh, non si sa, ragazzi. Non si sa, ma sapete che vi dico? Chi se ne frega, non lo voglio sapere. Recapino finale, quindi, con il Manchester City che si porta a casa la Premier League è 1. L'FA Cup... è 2, anzi la Community Shield, scusatemi, sono 2. L'FA Cup l'abbiamo persa in semifinale ai rigori, ok, quindi siamo ancora 2. La Carabao Cup l'abbiamo persa in semifinale ai rigori, va bene, siamo ancora 2. La Champions League l'abbiamo vinta e siamo a 3, quindi siamo a 3, ragazzi, 3 trofei, direi di sì. Campionato, Champions League e Community Shield e anche Supercoppa Europea, quindi siamo a 4 titoli, ragazzi, 4 titoli, direi di sì. E allora mi sa che il Manchester City ha forse già vinto la serie. Non è detto però, ragazzi, non è detto. Non è detto, c'è un dato molto preoccupante per il City, ovvero il numero di vittorie. Vi metto la classifica a schermo e poi ne parliamo perché è una cosa veramente importante. Ecco la classifica aggiornata con il Manchester City che si trova in testa, vittoria al primo tentativo, 4 titoli portati a casa e 46 vittorie totali. Il valore che voglio farvi vedere è quello relativo al numero di vittorie. 46 per me non è un numero
imbattibile, insuperabile. È comunque difficilissimo battere il Manchester City, ma non è impossibile. Ad esempio, il Real Madrid ha la Supercoppa, ha anche la Coppa, ha la Champions League e il campionato. Quindi il Real Madrid potrebbe vincere 4 titoli. E il Manchester City non ha fatto tantissime vittorie in campionato. Vi tolgo la classifica. È vero che sono arrivati in fondo in tutte le competizioni e quindi hanno accumulato partite, ma hanno fatto solo, tra virgolette, 26 vittorie con 83 punti. E secondo me il Real Madrid, anzi level secondo me, già è tanto per il Manchester City aver vinto un campionato con 83 punti. Sono veramente pochi, pochissimi. Quindi il Real Madrid, se vince tutto al primo anno, Supercoppa, eccetera, 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 e vince il campionato, gli basterà una vittoria in più, una vittoria in più per poter appunto andare sopra. È vero che il Manchester City ha avuto 2 coppe nazionali, Carabao Cup e FA Cup, quindi ha accumulato partite, ma il Real Madrid si trova in un campionato molto più facile, anche il Bayern Monaco ad esempio, e quindi ci sono buone possibilità per accumulare vittorie. Tutto si incastra, signori. Questo è il risultato del Manchester City. Sono stati fortunatissimi, avete visto tutto il video e quindi sapete di che cosa sto parlando. Però bisogna fare i complimenti comunque al City. Questa è la nuova classifica. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Ci vediamo direttamente stasera ore 19 con il Cambridge, e mi raccomando il mi piace per supportare questa serie e per ovviamente avere il prima possibile il prossimo episodio, che sarà con il Manchester United, altra squadra ricchissima che potrebbe fare molto molto bene. Qui dal Manchester City è tutto, ci vediamo stasera con il Cambridge United.